Buongiorno e buona colazione a tutti. Giovedì 18 novembre, quest'oggi ci avviciniamo a piccoli passi al weekend. Oggi con me in studio torna a trovarci Annabella Giordano, attrice comica. Faremo una chiacchierata con lei su teatro, TV, spettacolo e anche sulla situazione odierna della comicità. Come sempre in studio prima di me per trovare le notizie più interessanti del giorno saluto Davide Suriano. Buongiorno Davide. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, buon caffè e latte. Come sempre insieme oggi tante notizie interessanti da guardare insieme. Devo dire che ti dona questo dolce vita nero, ti fa molto sofisticato, facciamo così quest'oggi. Ottimo. Sempre pronto naturalmente Davide ad aggiornarci sulle notizie del giorno, lui come i giornalisti della redazione di News24.City. In collegamento avremo Gianluca Trissolini, giovane pasticcere pugliese che ci racconterà la sua esperienza nel formare aspiranti pasticceri in un periodo particolare come è stato quello del lockdown. Ci parlerà naturalmente anche di tantissimo altro e poi parleremo della prossima uscita praticamente in queste ore del singolo di un talento musicale tutto italiano, il cantautore Foe. Ci parlerà della sua musica e del suo ultimo brano appunto in uscita. Puntata ricchissima, iniziamo come sempre con l'almanacco del giorno, vediamolo. Chi non semina non miete, abbiamo visto uno dei proverbi dell'almanacco del giorno che secondo me dovrebbe essere stampato per bene in ogni casa, in ogni posto di lavoro sicuramente. Invece Davide, vedevo che tramonta il sole alle 16:33, io non so te ma io non mi sono ancora abituato a questa cosa che il sole vada via presto, tu sei meteoropatico? Una tristezza infinita effettivamente, sono passati dalle ore più lunghe del giorno del sole. Ecco perché sei vestito di nero quest'oggi, allora potrebbe essere per questo motivo. Ti chiedo invece, sì, già che so che sei dalle prime ore dell'alba sui giornali, sì, un po' di anteprime, un po' di anticipazioni di quella che sarà la rassegna stampa del giorno. Sì, allora c'è un po', vediamo un po' il respiro di quello che saranno anche le prime pagine dei quotidiani di oggi. L'argomento principale, Francesco, riguarda nostro malgrado, ma è l'argomento naturalmente d'attualità, il coronavirus e in certo senso l'aumento dei contagi un po' in tutta Europa, anche leggermente in Italia, però c'è questo titolo che vediamo adesso su Repubblica: cresce il partito dei divieti ai Novax, quindi una nuova prospettiva, ecco, si parla di maggiori restrizioni per coloro che non hanno voluto fare il vaccino, ma al momento Palazzo Chigi resiste, intanto 10.000 contagi in un giorno, l'Italia torna ai numeri di maggio. Però volevo farti anche vedere un articolo del Post che parla, con questo titolo, c'è questo molto interessante questo articolo: non è l'epidemia del 2020, sono cambiate tante cose rispetto allo scorso anno, i contagi aumentano anche a causa delle varianti, ma i vaccini stanno contenendo l'impatto sugli ospedali. Ed è un dato di fatto questo, Francesco, perché effettivamente in Italia aumentano i casi, 10.000 come maggio scorso, quando la fase della discesa era già avviata grazie alla campagna vaccinale,
Però rispetto a quel periodo già i ricoveri sono molto molto diminuiti. Ricordiamo che il vaccino non serve per contenere il numero di contagiati, ma il numero di ospedalizzazioni, che c'è comunque una bella differenza, e hai molto ragione. Importante, molto e fai importante. Bene a puntualizzarlo, e facciamo bene anche a puntualizzarlo ogni trasmissione. Credo che anche sulla prima notizia, il discorso del partito delle persone che sono un po' stanche anche dei Novax, si stia un attimino ampliando, perché arrivando l'inverno e con la paura naturalmente che si possa tornare nuovamente nelle zone, si è sopportato fino ad ora la situazione, sì. Però se si dovesse incorrere naturalmente in restrizioni, sì, da parte di persone che si sono vaccinate. Ieri sera, Davide, ero con una dottoressa che aveva fatto da poche ore la terza dose e lo dava naturalmente per scontato, sì. Naturalmente vedere due pesi due misure ti fa un attimino pensare a qual è la situazione, non credi? Assolutamente sì, d'accordo, ma basta anche vedere cosa sta accadendo in altri paesi dell'Europa. Per esempio in Germania e in Austria i contagi sono davvero davvero tanti, si parla di circa 50-60 mila casi giornalieri, e proporzionalmente sono aumentati anche i decessi e i ricoveri negli ospedali, tant'è vero che lo vedremo poi nella nostra rassegna, nella seconda parte. La Germania solo ora comincia a pensare ad un Green Pass all'italiana, ma soprattutto anche a restrizioni un po' più severe e a una campagna vaccinale più forte. Seguiremo naturalmente con te, che con tutti i giornalisti di News24.city, la situazione. La vedo, l'ho fatta attendere un pochino la mia gradita, la nostra gradita ospite di quest'oggi, attrice comica pugliese, meravigliosa, bravissima. Do il benvenuto ad Annabella Giordano. Buongiorno Annabella. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come ci salutiamo? Con le mani, sì, un bacino anche sulla mano. Ciao a tutti. Prendo la mucchina immediatamente. Ah, il mio ancora l'ho lasciato là. Guarda quanto è grossa la mucchina. Ah, tu mi raccomando, sovradimensiona tutto, mi raccomando. Come stai? Molto bene, grazie, e tu? Tutto bene, tutto bene. Questa è la seconda volta che ci vieni a trovare. Sì, tra l'altro ho trovato delle testimonianze fotografiche, o comunque delle storie nella galleria mia dell'iPhone. E sono venuta il 18 febbraio l'anno scorso. Ti ricordavi, vedi? Quindi 18, dobbiamo fare 18. Nell'almanacco di domani possiamo mettere, era il meglio, in quello di del 18 febbraio è stata ospite Annabella Giordano, e poi inaugurazione di San Pietro, il Fiore, okay, quelle solite cose da e magari vado a controllare adesso, non era il 18, però va bene. Però va bene così. Che dice la bacheca del tuo telefono? Dice: ti prego aiutami, cioè, sta urlando come i pantaloni in questo momento, il girovita dei pantaloni, proprio urla perché non riesce più a contenere i dati. Ma tu sei un'accumulatrice seriale di post, sì, foto e via dicendo, sì, sì, ogni tanto pulisci? Ogni tanto pulisco, però in realtà non pulisco sul serio, nel senso che poi dico: oh, madonna, ma no, ma me la voglio conservare e ripristino, com'è che si dice? Cioè vado negli elementi cestinati di recente, eliminati di recente, e riporto nel rullino. La cosa assurda è che ho un Mac hard disk giganteschi, proprio comprati all'uopo, che non bastano mai. No, non li uso perché ho paura, cioè vabbè, sono un po' maniacale, cioè faccio tutte le operazioni. Infatti ho fatto amicizia con vari ragazzi che lavorano in Apple, perché ho chiamato: mi aiuti per favore a spostare i dati? Poi alla fine abbiamo parlato di tutt'altro, e questa cosa non l'ho portata a casa, quindi ho paura a trasportare i dati sull'hard disk, perché dico: e metti che non li ho veramente portati, come faccio a svuotare il telefono e a perdere tutti questi ricordi? Mi sono sempre chiesto se una donna fa il cambio di stagione anche al computer, perché secondo me nelle cartelle potrebbe essere una cosa è che un'idea non è male. Estate, le autunno. Prendi, le metti da parte nell'armadio con 8 milioni di scarpe, borse, cose di Madonna, questo genere. Non parliamo di questo argomento very hot, diciamo. Potrebbe essere una soluzione. Siccome so che sta andando al lavoro e quindi non le vogliamo rubare troppo tempo, non so neanche dove si sia fermata, forse direttamente in autostrada, do il benvenuto a Delia Di Canosa quest'oggi. Buongiorno Delia. Ciao Francesco, buongiorno a tutti, buongiorno in studio. Buongiorno. Cioè, ci racconti gentilmente dove sei? Perché vedo delle case tipiche, se vogliamo, della zona dove vivi, Stoccarda, in Germania, però sembra praticamente di essere in centro, in Piazza della Repubblica. C'è tanta allora, gente. Diciamo che
Sì, piazza è veramente un parolone perché qua in Germania non ci sono le piazze così come le conosciamo noi. Mi sono fermata praticamente in questo paesino sperando che la connessione reggesse un po' meglio e quindi si vedono praticamente le macchine sfrecciare a velocità pazzesca. Sì, sono praticamente sì. Davanti a un supermercato turco. Bravo, l'importante è che non si ferma qualcuno a claxonarti, come si suol dire. Delia, parola del giorno. Allora, la parola del giorno è egida. Che tu sicuramente conoscerai e utilizzerai quotidianamente. Io compro solitamente i gelati dell'Egida, che sono veramente buoni. E quindi credo sia quella, giusto? Esatto, dei gelati mitologici saranno sicuramente. Esatto, perché vabbè, sappiamo tutti che Egida significhi protezione, no? Difesa. E l'origine è mitologica, appunto come ho anticipato, perché ed è ricollegata a Zeus. Zeus sappiamo che nasce da Crono e da Rea, solo che Crono cercava di proteggersi perché temeva che, secondo una antica profezia, potesse venire scalzato dal figlio, da Zeus. Quindi praticamente Rea si reca a Creta per dare alla luce questo bambino, che viene poi diciamo affidato per lo svezzamento ad Amaltea, che alcuni ritraggono come una ninfa, altri invece come una capra. Quindi praticamente poi alla morte della nutrice Zeus decide di utilizzare la sua pelle per creare uno scudo, appunto l'egida, con cui si protegge in battaglia. E al centro dell'egida c'è solitamente la testa della Gorgone, quindi di una medusa, e poi viene indossato anche da Atena. Di conseguenza da qui deriva il significato figurato di questa parola, perché essere sotto l'egida di qualcuno significa essere sotto l'ala di protezione di qualcuno, e viene utilizzato molto spesso in ambito culturale, no, questo termine, quando si parla di eventi o manifestazioni che vengono organizzate con il patrocinio di un ente. Che sentire la storia di Zeus, Crono e via dicendo sembrava una puntata di Dynasty. Era veramente interessante. Vedo da quel punto di vista il, tuo il mio bagaglio culturale, sì, televisivo e cinematografico. Però a prescindere da questo, però è bellissima l'accezione, perché per esempio io utilizzo ogni tanto il termine egida, sì. Mi capita raramente quando sono ubriaco forse ma a piedi sempre, non guido, e quindi l'egida, o meglio egida, era uno scudo. Esatto, uno scudo o un mantello. Diciamo che Zeus viene sempre ritratto quasi mezzo nudo, no? Però ha sempre questo mantello che gli pende sulla spalla sinistra, in teoria. Invece Atena era un pochettino più pudica e quindi viene completamente avvolta da questo mantello. Bellissimo termine quest'oggi, grazie come al solito per accrescere il mio e il nostro vocabolario. Ma è un'impresa impossibile con molto te, difficile, perché da 23 vocaboli appena conosciuti arrivare a un minimo di italiano corretto, giusto con tutte le iniziali dell'alfabeto, la vedo difficile. Delia, buona giornata, buon lavoro, noi ci vediamo domani. Ciao Delia, a domani, buona giornata e buon lavoro. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Bella lei, perché bella, naturalmente bella. Si ferma dappertutto. Che carina, ma poi lei vive a Stoccarda. Sì, infatti, solitamente in studio, scusate, però oggi era in giro, ci piace anche questo. Come è andata l'estate? Perché naturalmente ci siamo visti in febbraio, era un periodo naturalmente particolare. Aspetta che sto cercando mostrare troppo i gioielli. infatti, i gioielli di famiglia, sì. Non mi distrarre Davide, che sta preparando la rassegna stampa, per favore. No, che io lui invece vedo lo schermo e sta su YouPorn. Ecco, no, è concentrato sulla rassegna. Dicevamo, com'è andata l'estate? Teatro, spettacoli oppure viaggi? In realtà famiglia. Cioè, in realtà ho fatto una cosa che probabilmente non facevo da quando avevo 16 anni, ma che ti devo dire, sono stata in un lido, voglio dire, mio fratello e mia cognata disperati, perché sono una farfallina di solito, cioè non ho molto rigore in tutto nella mia vita, no? Per cui anche la mia frequentazione col mare è proprio un po' alla... Così? Sì, è un po' alla C, puntini puntini, no? Dove mi porta la moto, dove mi portano i piedi, lì vado. Perché tu giri in moto? Sì, io giro in moto, anche il mio cane gira in moto, adesso la mia... Il sidecar lo porti? No, purtroppo non ce l'ho ancora, però ho un marsupio che la...
la fa aderire al mio corpo. In realtà la porto sempre sul serbatoio perché proprio lei adora andare in moto, si mette là tesa tesa. Salutiamo la polizia stradale è tutto in regola. Sono stata anche fermata per un controllo dei documenti e loro, cioè i vigili, giocavano col cane. Ok. Cioè ridevano perché dicevano: ma questa. Li hai semplicemente distratti, li possiamo dirlo. Poi adesso anche in palla, quando sono un po' esplose le bocce, cioè uso molto le scollature perché effettivamente ci sta, serve. Nel 2021 continua a funzionare questa cosa. Sì. Cioè, voi siete proprio mononeuronici. Ma mi piace che dici voi siete, mettendo voi tutto siete. Il genere maschile solitamente. Vabbè, però ma perché voglio essere generosa. Ma questa è la mia acqua, che bello, mi piace. Puoi bere tranquillamente quando vuoi. Aspetta, puoi mi fa, anche... mi stringete. Sì, so che è difficile, però. Scusate, mi... Quindi hai passato l'estate al mare, praticamente, oltre naturalmente qualche lavoro qua e là. Al nido con mio fratello, mia cognata e mia nipote. È stato fantastico in realtà, perché poi noi artisti, noi che lavoriamo nel mondo dello spettacolo, siamo sempre, almeno per quelli simili a me, ecco, diciamo così, quindi quelli un po' svalvolati, pensano che la normalità, comunque la cosa, il gesto normale, anche la frequentazione di un lido sia Madonna che pizza. In realtà sì, un pochino è una pizza, perché sei in una micro comunità, quindi non stai tanto per i fatti tuoi. Quindi tu, se lo frequenti ogni giorno, vedi quello che fa quello dell'ombrellone accanto. Sì, ascolto cose... più che altro. Ascolti i fatti. Perché poi qui da noi è difficile avere i decibel bassi. Si usa dire in Puglia cit mezza la chiazza. Invece cioè, parlano tutti con un volume. Zitti al centro della la piazza, e quindi tutti sanno tutto. Dovevamo tradurre naturalmente per i meno avvezzi, per chi ci segue naturalmente dall'estero. Da Stoccarda. Anche da Stoccarda potrebbe essere. Beh, insomma, la mia estate è stata estremamente familiare ed è bello riscoprirle queste cose. Bello, sai? Infatti ci piace, e soprattutto viene anche da un periodo dove naturalmente serviva anche questo. Davide, ti avevo lasciato un secondo, ci siamo naturalmente, immagino, con i titoli dei giornali. Sei pronto, vero? Sì, prontissimo. Partiamo subito dopo la pausa, giusto? Sì, bravissimo. Vedi, sei molto più preparato di me. Ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo con Caffè Latte. Restate con noi. Niente trucchi, nessuna magia. Dal 1894 Mucci è autentica bontà. Solo i migliori ingredienti, dalla Puglia e dal mondo, per portare nella tua vita tutta la dolcezza che meriti. Da regalare e regalarsi, oggi anche nell'elegante formato tubetti, per essere sempre più vicini a te. Mucci 1894, semplicemente unici. Abbiamo trovato nuovi modi di studiare, nuovi modi di far palestra. Abbiamo inventato nuovi saluti e ci siamo scambiati nuovi sorrisi. Abbiamo scoperto nuovi supereroi, senza dimenticare i nostri doveri. Ma ci siamo goduti la stessa pausa di sempre. Matarrese Ristorazione Automatica. Il tempo di una pausa. Devi ristrutturare il bagno, sostituire il pavimento, le porte o rinnovare il parquet? Affidati a Progetto Vogue e approfitta subito dello sconto 50% in fattura. Da oggi, infatti, potrai scegliere il materiale per la casa, il top di gamma, e pagarlo la metà. Risparmierai subito il 50% in fattura senza dover aspettare 10 anni. Progetto Vogue è distributore ufficiale Laminam, FGB, Antonio Lupi, Mutina, Palazzetti, Original Parquet, GP Porte e tanti altri. Progetto Vogue ti accoglierà nei suoi grandi spazi sulla strada provinciale Andria Trani, chilometro 1 e 500 ad Andria. Thank you.
l'inaugurazione o l'anniversario della tua azienda, per presentare al pubblico un nuovo prodotto, per pubblicizzare un evento nella tua città, chiama Telesveva 0883 55 59 48. Un nostro consulente saprà consigliarti la soluzione più idonea per pubblicizzare e promuovere al meglio la tua iniziativa, la tua attività, la tua azienda. Contatta Telesveva 0883 55 59 48. La nostra pubblicità è diretta, efficace, immediata, regionale. Sempre in diretta su Caffellatte, su Canale 17, con la nostra ospite Annabella Giordano. Vi ricordo che siamo in diretta anche in streaming su YouTube, su Facebook e anche su Twitch, Annabella, addirittura. Ah, ci siamo evoluti! Per i più giovani, brava. Per i più giovani, Twitch io lo conosco da un bel po'. Immagino. Vediamo invece il post di quest'oggi. Vi ricordo sempre che ci potete mandare il vostro post a Caffellatte, una foto durante una colazione, un video, saluto, un tweet, qualsiasi cosa voglia. Ai nostri riferimenti, che sono sempre gli stessi, il nostro numero WhatsApp e la nostra mail. Vediamo qual è quello di oggi. Ecco, le fesserie che ci mandano le persone da casa sono quindi c'è gente che ci fa credere che naturalmente vede anche Caffellatte, sì, certo, al mattino mentre va al lavoro, palesemente in una città del sud si vede. Lei è Michela da Galatina, che salutiamo, che ci ha mandato questa foto. Ciao Michela. È un fotomontaggio, secondo me te veramente vede. Secondo me veramente lei è una donna disturbata e guarda chi qua al e mattino. Guarda Caffellatte mentre va al lavoro. Ti faccio una domanda. Sì, dal caro cilindro della tranquillità del tuo lockdown, sì, hai tirato fuori un'esperienza che non so se prima avessi già fatto, forse sì, però adesso la fai completamente da sola e hai portato avanti questa esperienza radiofonica con uno show che ha un nome totalmente autoreferenziale e poco da persona un attimino egocentrica, che si chiama Annabella Show. E come lo potevo chiamare? Cioè, in realtà non volevo, io lo volevo chiamare, volevo usare proprio tipo un paio di parole un po' polemiche, qualcosa di provocatorio, non provocante come le mie gioielli. E guarda, qui sono gli occhi, qui. Sto guardando, guardo te e la tazza ogni Bravo, tanto. La tazza. E invece loro, io dissi, ah, possiamo chiamarlo così, colà. No, si chiamerà Annabella Show. Bello, facile, d'impatto, diretto, va bene. E non così ce lo dimentichiamo, perché è il mio nome. Certo. Come cacchio si chiama il mio programma, Annabella Show. Tu avevi già fatto radio in precedenza? Soltanto, in realtà, la mia prima esperienza fu nel 2006, forse, ma casuale e saltuaria, con Enrico Fornaro. Cioè, sembra un casuale e poi ti salutiamo, ciao Enrico. Con Enrico Fornaro, che faceva all'epoca, insomma, sull'emittente La Radio del Sud. Sono un po' antichi loro, comunque, cioè, nello speakering, credo, No, è vero, non si può fare questa cosa. Vabbè, a me suona. Vabbè, quindi un po' antichi. No, mi piace fare così, perché sono nel tuo programma, quindi adesso sei rilassata, ti senti come a casa. Mi sto rilasciando. Puoi fare anche che ti metti la tazza qui davanti calda, sai come perché si fa, perché tu stai guardando la tazza quando ci in questo modo, così finalmente puoi avere una scusa per guardare i gioielli. No, insomma, tanti anni fa ero con Uccio a Telenorba, stavamo facendo un programma che si chiamava Lo Stagio, io stavo facendo con lui un programma che si chiamava Lo Stagio, e andava in diretta in prima serata, durava poco, era un gioco realizzato da Beni in Casa. E insomma, un giorno io conosco Enrico, l'avevo conosciuto tempo prima, lui si affaccia, perché all'epoca, ti ricordi, era questi programmi si facevano in quello che si chiamava il centro commerciale, certo, e poi c'era corridoietto, scala e ci Radio si incontrava, Norma. È vero, insomma, ad una pausa, quasi in chiusura di programma, Enrico si affaccia e dice: vieni su, perché il suo programma era dalle 9:15, dalle 9 alle 11 di sera, una diretta e quindi hai iniziato a fare radio con Enrico. Lui da mi chiamava, quindi, e disse: no, ma Enrico, io non lo so fare. E lui disse: tu muoviti, ti faccio giusto qualche domanda. Abbiamo fatto 3 ore di diretta. Io ricordo qualcosina, quindi ricordo che comunque era comunque un'impronta che tu già avevi, sì, perché ti avevo vista anche in conduzione in quel periodo. Sì, ma non mi sentivo all'altezza. Cioè, anche quando mi hanno proposto MG Radio, è una radio, è una web radio, è web e TV, insomma, radio. Loro, ma qualche mese fa, no, 2 mesi fa, tipo, incontro un amico che fa il programma
va lì e collabora con loro e mi fa: senti, ma perché non vieni a fare un programma? E io le ho detto no, perché io non nasco imparata come moltissimi artisti. Però devo dire che ti ho ascoltato, sta andando benissimo. Tu quando sei in onda? Il mercoledì dalle 18 alle 19 e poi pubblicano i podcast. Così ti ascoltiamo e ti possiamo ascoltare. Una bella esperienza, sì, mi sono dilungata troppo. Prego, no, continueremo sicuramente a parlare anche dopo. L'importante è che comunque diciamo anche alle persone quando è così ti possono ascoltare. Okay. Davide Suriani, ce lo vedo già pronto, sì, con la rassegna stampa. Partiamo dal Corriere della Sera e partiamo da quello che già accennavamo all'inizio della nostra trasmissione. Corriere della Sera che mette questi titoli in prima pagina: oltre i 10.000 casi Covid, come a maggio, corsa delle regioni a liberare posti letto. Diversi punti di vista, il ministro Di Maio: siamo in campo per i diritti, parla Zaia, no lockdown per i Novax. Poi c'è anche spazio per le nomine Rai e l'ira di Conte, l'ex premier. 5 Stelle sono divisi sulle scelte, 3 donne arrivano alla direzione per il TG1, è la prima volta, intanto appunto da Conte la voce: siamo stati esclusi, non andremo più in TV. Queste le ultime dichiarazioni. Draghi risponde: pluralismo rispettato. E poi c'è spazio anche per una notizia, una fotonotizia in particolare, ecco, riguarda il Regno Unito. La regina Elisabetta II in pubblico dopo un mese di assenza, il ritorno della regina, l'età c'è ma sta bene. Secondo me fa come i Rolling Stones, forse va in Svizzera a fare qualcosa, perché ogni volta torna più giovane, oppure fa i bagni termali, non li sappiamo. Tra l'altro dovrebbe avere 184 anni forse ormai. Forse anche siamo vicini ai 200, ma secondo me perché non fa un cacchio della mattina. Potrebbe essere, sta sicuramente meglio di noi. Dai. Prego Davide. La Repubblica invece sceglie questo titolo: l'aumento dei contagi pesa sui piani del governo. Vediamo nel dettaglio. In Italia superati 10.000 positivi, non accadeva da maggio, corsa ai richiami, si studiano nuove misure contro la pandemia. L'emergenza rilancia il tandem Draghi-Mattarella per dare stabilità al paese. Il ministero, la maturità sarà senza prove scritte. E poi c'è la speranza delle cure, un'altra pillola anti-Covid verso l'approvazione. E poi c'è anche spazio per, lo vediamo qui a sinistra, l'ira di Conte, le nomine Rai, ancora anche la Repubblica. E poi questa notizia, Francesco, guarda un po': non sono i killer di Malcolm X, scagionati dopo oltre 50 anni si apre un mistero. Ricordiamo che Malcolm X, leader della lotta per gli afroamericani, per i diritti negli Stati Uniti, fu ucciso nel febbraio del 65 e a quanto pare chi fu arrestato non era in realtà colpevole. Dopo 50 anni addirittura si creano queste cose, che naturalmente sono passati così tanti anni che è meglio stare zitti. E anche naturalmente non sai più come si riapre il mistero. Certo. Devi andare a prendere le carte, trovare soluzioni. Vero. Ma non è mai facile. Ancora spazio sulla stampa: no al modello austriaco, Draghi ferma i governatori. Perché la quarta ondata non si ferma, superati 10.000 contagi, il modello austriaco, Francesco, l'Austria cerca di limitare gli spostamenti dei Novax. E allora Friuli Venezia Giulia, Alto Adige verso la zona gialla, intanto gli ospedali resistono, ma c'è Draghi appunto, come abbiamo letto, che frena le intenzioni, quantomeno per quanto riguarda una stretta sui non vaccinati. Poi c'è l'intervista a Fontana: ma ora subito più tutele ai vaccinati. E poi appunto a centropagina spazio ancora per l'ultimo mistero di Malcolm X, due presunti killer scagionati dopo 22 anni. C'è una notizia anche particolare, sì, che vedevo sulla destra, che avevo, sì, letto ieri, della tennista cinese che aveva accusato un governatore, se non ricordo male, o comunque un'alta carica statale, ed è sparita nel nulla il giorno dopo. Ma no, chissà, ma come se ne sarà andata in vacanza. Potrebbe, no, essere. Sì, denunciati degli abusi dal vice premier. La Cina ha rapito Peng Shuai? Sì, sì, era lei. Infatti sono le cose strane che accadono ogni tanto, sì, strane, certo, quando denunci in determinati paesi. Prego Davide. Vediamo ancora altri titoli delle prime pagine, più che altro dei punti di vista, Francesco. Certo. Partiamo dalla Verità, che non consultiamo spessissimo. Vediamo questo quotidiano che cosa ci fa vedere in prima pagina. I Novax, un falso problema usato come per comprimere la libertà. La strategia anticoronavirus mostra la corda. Chiamati disertori e untori, vengono accusati di aver provocato l'aumento dei contagi e perciò vogliono chiuderli in casa. Ma basta guardarsi intorno, da Trieste a Bolzano, dall'Europa a Israele fino agli Stati Uniti, per capire che le cose non stanno così. La verità è che i vaccini non bastano.
bastano i capri espiatori, servono solo a nasconderlo. Questo è un punto di vista della verità e vi mostro anche adesso il punto di vista di un altro quotidiano, il quotidiano del Sud, l'altra voce d'Italia. È il momento di fare qualcosa e adesso è in gioco un pezzo di ripresa oltre la salute e quindi il titolo Basta balle sul Covid. Con una lunga riflessione su togliamo i lupi dal palcoscenico dello spirito pubblico, bisogna esigere rispetto di tutti, Novax compresi, di una scienza che non fa miracoli ma produce risultati, e l'articolo si può consultare naturalmente sulla prima pagina di questo quotidiano. Argomento delicatissimo, lo sappiamo benissimo, l'importante è che ci sia sempre moderazione. Naturalmente La Verità, ricordiamo, è sempre un giornale di fondato, o meglio, dove il direttore è Maurizio Del Pietro, quindi Maurizio Del Pietro sappiamo benissimo che ha sempre una sua linea, ognuno ha la propria linea, però naturalmente sappiamo che i fatti sono quelli. Tu sei vaccinata? No. No, non ancora? Non ancora. Benissimo. Andiamo ma avanti. Faccio un tampone ogni due giorni. Brava, non avevo dubbi. No, ma non lo sapevo. Anche... Ma no, ma perché guarda, mi piacerebbe anche parlare flash di questa cosa. Non mi sono mai esposta. Io trovo che stiano semplicemente cercando di buttare la gente normale nel caos. Tutto qua, perché... Perché non, i Novax sono degli imbecilli, quelli estremi, esattamente come sono degli imbecilli i Provax estremi. Quello che c'è nel mezzo è la gente normale. Certo, cioè, che decide che in alcuni casi. Una gestione normale della propria vita. Sì, assolutamente. Non sono molto d'accordo con il tuo punto di vista, Francesco, però lo condivido. Break. Francesco? Dimmi. Break. Non ho capito. Break. Bravo, break. Io senza Davide sapete benissimo che non potrei assolutamente andare avanti, perché lui è il mio metronomo e mi ricorda naturalmente le cose del nostro caffè latte. Argomento sicuramente difficile quello di cui stavamo discutendo. Ma no, in realtà non è difficile, è solo che si ha la propensione a rendere tutto difficile e poco masticabile. Quello che dici tu però è giusto, se uno poi fa realmente esatto, ma io sono un tampone, certo, ogni due giorni, perché due non giorni, si vuole, come certo tu fai, perché naturalmente ti conosco, ci sono persone. Io sono un po' maniacale, appunto, sono lo zimbello di tutte le persone che mi conoscono. Ci sono persone però poi vai a vedere che invece lo dicono, sono degli imbecilli, da buoni italiani quali siamo, e quindi poi mettono a repentaglio la vita della collettività. Sono degli imbecilli. Ecco perché dico, ci vuole sempre moderazione, sì, nel parlare di argomenti così. Prego Davide. Sì, allora, prima di lanciarci verso argomenti più leggeri, facciamo un passo sulle notizie, verso le notizie che riguardano la nostra Puglia. Una settimana fa ne parlammo di Lopalco, ti ricordi Francesco, che aveva presentato le sue dimissioni, certo, alla Regione Puglia, dimissioni dalla carica di assessore regionale alla sanità. E allora è arrivata la conferma, siamo su news24.city, sanità, Lopalco presenta dimissioni irrevocabili dopo un'attenta riflessione, Emiliano, il presidente della Puglia, trattiene la delega alla sanità. E adesso l'obiettivo, ha fatto sapere il governatore pugliese, è quello di dare impulso alla campagna vaccinale, quindi alla terza dose. E ieri pomeriggio c'è stato questo scambio comunicati ufficiali. E poi torniamo sul Corriere della Sera per dare spazio a una Davide cronaca. Scusami se ti interrompo, certo, però Lopalco è rimasto, sì, comunque come aveva annunciato, sì, consigliere regionale, perché come detto ha lasciato la carica di assessore, okay, ma okay, non la politica, rimane nel consiglio regionale. Benissimo, esattamente, hai fatto bene a specificare. E poi c'è una cronaca che è stata svelata dalle Iene, pensa Francesco, prescriveva rapporti sessuali con lui per curare il papilloma virus, e c'è un'indagine su un dottore barese, ormai un ginecologo in pensione iscritto all'ordine dei medici di Bari. C'è un'inchiesta anche interna e la pratica smascherata appunto dalle Iene è andata in onda martedì scorso, se non erro, Francesco. Sicuramente non belle notizie, perché può sembrare un'indagine delle Iene, quindi qualcosa di intrattenimento, per quanto le Iene siano più intrattenimento, certo, però è una cosa anche brutta, tra virgolette, da commentare. Il tuo viso direi che fa trasparire questo. No, prego, sì, Davide. Allora, adesso andiamo un po' verso argomenti un po' più leggeri. Questa sera
sera, Francesco, come sai, c'è una trasmissione che torna sul piccolo schermo, Zelig 2021, prima puntata, la scaletta dei comici sul palco, e questa sera, insomma, alle 21.15 su Canale 5, la prima delle tre serate evento dello show comico. Si festeggiano i 25 anni della trasmissione comica per eccellenza in Italia. Tanti amici, tra l'altro, ne hanno parlato proprio con noi anche in diretta. Faccio una domanda a te, che comunque sei impegnata anche nella comicità da tanto tempo. Sì. Una domanda un po' marzulliana: che ruolo ha la comicità, la risata nella vita? È fondamentale. Cioè, è proprio fondamentale, ma non lo dico perché voglio sviolinare e dire stupidaggini e banalità. No, è proprio fondamentale. Io sono una che ha sempre sdrammatizzato qualunque cosa. Cioè, io il giorno in cui, la notte in cui è morto mio padre, sono andata, vabbè, non racconto queste cose, sono un po' tristi, ma è la vita comunque, e bisogna sempre attraversare le cose tristi per cose. Però sei riuscita a trovare un momento? No, sono di... andata, mi sono fermata in autogrill, cioè noi abbiamo portato in obitorio papà, era in ospedale, ci siamo fermati in autogrill perché dovevamo fare benzina ed eravamo sotto shock, ovviamente, e la tipa va: buonasera, che cosa vi offro? Guardi, che cosa vi servo? E io gli dico: senta, mi dia un cappuccino con molto cacao, non ho bisogno di zucchero, e mi dia anche un paio di brioche, un cornetto. Sa che cosa, è appena morto mio padre, ho bisogno di una coccola. Così, cioè, tu l'hai detto in maniera simpatica, lei è rimasta sì, sconvolta. Sì, ma io non l'ho fatto apposta, mi è venuto spontaneo sdrammatizzare. In realtà poi il feedback di chi ho di fronte è un rimane attimo terrorizzato. Rimane un attimo agghiacciato, però a me serve. Però serve, è vero, sdrammatizzare serve anche a decomprimere. Sì, certo. Davide, la faccio anche a te la domanda. Secondo te che ruolo ha una risata nella vita? Una risata... Però se lo dici così serio con il maglioncino nero... Io ho pensato a un contesto, cioè lui dice dipende risata dal contesto, se in camera da letto, insomma... Se in camera da letto è grave. No, la risata è importante, infatti la risata, guarda, cambia il volto delle persone. È importante, ci sta, è vero. Ci fermiamo qualche secondo, questa volta l'ho ricordato. Bravo. Torniamo fra poco con Caffè Latte, restate con noi. Abbiamo trovato nuovi modi di studiare, nuovi modi di far palestra, abbiamo inventato nuovi saluti e ci siamo scambiati nuovi sorrisi. Abbiamo scoperto nuovi supereroi, senza dimenticare i nostri doveri, ma ci siamo goduti la stessa pausa di sempre. Matarrese Ristorazione Automatica. Il tempo di una pausa. Devi ristrutturare il bagno, sostituire il pavimento, le porte o rinnovare il parquet? Affidati a Progetto Vogue e approfitta subito dello sconto 50% in fattura. Da oggi, infatti, potrai scegliere il materiale per la casa, il top di gamma, e pagarlo la metà. Risparmierai subito il 50% in fattura senza dover aspettare 10 anni. Progetto Vogue è distributore ufficiale Laminam, FGB, Antonio Lupi, Mutina, Palazzetti, Original Parquet, GP Porte e tanti altri. Progetto Vogue ti accoglierà nei suoi grandi spazi sulla strada provinciale Andria Trani, chilometro 1 e 500 ad Andria. Niente trucchi, nessuna magia. Dal 1894 Mucci è autentica bontà. Solo i migliori ingredienti, dalla Puglia e dal mondo, per portare nella tua vita tutta la dolcezza che meriti. Da regalare e regalarsi, oggi anche nell'elegante formato tubetti, per essere sempre più vicini a te. Mucci 1894, semplicemente unici.
Per l'inaugurazione o l'anniversario della tua azienda, per presentare al pubblico un nuovo prodotto, per pubblicizzare un evento nella tua città, chiama Telesveva 0883 55 59 48. Un nostro consulente saprà consigliarti la soluzione più idonea per pubblicizzare e promuovere al meglio la tua iniziativa, la tua attività, la tua azienda. Contatta Telesveva 0883 55 59 48. La nostra pubblicità è diretta, efficace, immediata, regionale. Eccoci sempre in diretta con Caffè Latte, sempre con Annabella Giordano. Anna, non abbiamo ancora parlato però di teatro, perché comunque è vero, tu fai TV da tanto tempo, abbiamo parlato della radio, però hai sempre amato il teatro, ti sei sempre dilettata. Quella è casa. Quella è casa. In questo periodo c'è qualcosa? Allora, in questo periodo, proprio nell'immediato, ci sono dei progetti, sto lavorando ad una cosa comunque, poi tornerò a parlarne. In realtà... Il regista è più sveglio di me, appena ho detto questa cosa ha mandato subito una cosa che ti riguarda. Eh sì, che mi riguarda, riguarda tutte le donne. In realtà è un'iniziativa del Centro Antiviolenza Pandora, che opera sul territorio di Giovinazzo e Molfetta, e per insomma la ricorrenza drammatica e purtroppo guarda, apro e chiudo un inciso, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne che dovrebbe essere il 25 novembre, ogni 25 novembre, che poi è una giornata che apre una 10 giorni di in generale proprio globale di eventi e divulgazione, non solo di divulgazione, proprio altri appuntamenti che riguardano l'umanità. C'è la giornata dell'AIDS, c'è la giornata del rispetto dei diritti umani delle donne, che poi si conclude con non ricordo, insomma, il 10 dicembre. Questo evento invece tu questo che cosa evento, farai? Allora, io mi sono prestata come degli altri artisti, loro hanno fatto questa cosa molto carina, che il 25 e il 26 c'è questo festival itinerante per i centri storici, il 25 a Molfetta, centro storico di Molfetta, il 26 centro storico di Giovinazzo, casa, e vari artisti, varie realtà, varie scuole, in alcuni punti c'è, su questa locandina che vi ho mandato c'è proprio una cartina che sembra veramente una cosa tipo museo. Vede tanti eventi, tra l'altro anche in giro per la città, in giro per il centro per i centri storici, ed io all'arco, sotto l'arco del vento, il 26 venerdì 26 alle 18:30 e poi in replica alle 19:30 farò un pezzo, insomma, di un testo scritto molto forte, in realtà per niente comico, sulla violenza, drammatizzando, o meglio estremizzando, esperienze di abuso che ho subito. Brava, l'abbiamo detto, bellissimo, io ti verrò a vedere, okay. Sicuramente, okay. E, Davide, ti chiedo se c'è qualche ultima ora, altrimenti andiamo avanti. Possiamo andare avanti. Bravo, mi piace quando sei così. Dovremmo avere in collegamento, credo a momenti, eccolo qui, lo vedo a video, Gianluca Trisolini, ci sei? Buongiorno Gianluca. Buongiorno a voi. Grazie. Allora, giovane, tutto talentuoso, pasticcere di Mottola, giusto? Sì, giustissimo, ha detto perché bene. Perché tutti Mottola. Quanti poi tendono naturalmente a mettere la provincia perché non ricordano il paese. Io amo dire il paese di provenienza, perché uno è orgoglioso di essere di un paese. Mottola, tra l'altro, è un bellissimo paese. Tu vivi e lavori a Mottola, giusto? Sì, giusto. Abbiamo... Io ho inaugurato un'attività qui proprio nel paese di Mottola, in provincia di Taranto, però fierissimo del mio paese Mottola. Devo dire che sei con il tuo cellulare, ma sembri, nella prima immagine che avevo visto, in aereo davanti al WC dell'aereo, invece quello è un frigo. No, questo è un frigo, questo è un... Quindi non sei in partenza per qualche... No. L'unica cosa che partiranno a breve sono i panettoni, ecco, perché qua c'è la ferma lievita, insomma, dove ci sono già i panettoni che si attingono poi a essere preparati.
Gli unici a partire per il momento sono i panettoni, tu devi stare in pasticceria a lavorare. Sì. Ti sei formato fuori, dove sei stato? Perché so che sei partito ad un certo punto dalla Puglia. Sì, allora io a ottobre dello scorso anno, quindi quando più o meno poi si ripartiva per il lockdown, ho avuto la possibilità e il piacere di formarmi a Roma, in un'accademia molto prestigiosa, si chiama Roma Academy, dove oltre ad avere a stare a fianco dei più grandi pasticceri a livello italiano e mondiale, siamo stati a stretto contatto con i MOF francesi e quindi abbiamo imparato tecniche nuovissime e tutto il livello di ingredientistica di base, quindi sostanzialmente non ci focalizziamo più su ciò che è la ricetta tradizionale, ma grazie alla tradizionalità dei prodotti riusciamo a crearci noi delle ricette e fare qualsiasi tipo di prodotto che noi vogliamo ottenere. Poi durante il lockdown hai ben deciso di, piuttosto che stare con le mani in mano, mettere le mani in pasta, permettimi questo gioco di parole, è giusto, ti sei dato da fare, tant'è che hai avuto anche un premio a livello pugliese importante. Sì, per quanto riguarda il livello pugliese sono stato contento e onorato di avere questo premio da Confartigianato, che ha deciso, ecco appunto proprio per il motivo, oggigiorno è difficile sia trovare giovani che persone che sono disposte insomma a fare questi lavori artigianali e di sacrificio e che richiedono parecchio impiego di tempo durante la giornata. Infatti proprio per questo Confartigianato ha deciso di premiarmi e proprio per il motivo che ho investito del tempo nel formarmi e poi riportare tutto qui con il piacere di diciamo dare quello che si può come aiuto e prestigio al proprio paese, alla propria regione, alla propria provincia, ecco. Hai formato altri giovani, sei stato migliore giovane imprenditore del Sud Italia, miglior gelatiere emergente, per questo ti verremo a trovare. La mia compagna è matta di gelato, quindi dovrò fare una gita necessariamente a Mottola. Però ti chiedo, tu come molti non vieni dal settore alberghiero, ma sei un violinista addirittura diplomato al conservatorio. Sì, questa è un'altra carta che diciamo è aggiunta a quello che potrebbe essere il curriculum, insomma. Io sono diplomato al Conservatorio di Bari Niccolò Piccini con il maestro Corrado Roselli, sono affezionatissimo a lui anche se oggigiorno non riesco proprio al 100% a studiare, a continuare quel campo. Però sono contentissimo proprio perché qualche anno fa lui è diventato anche direttore del Conservatorio di Bari, quindi insomma ognuno poi nel proprio fa dei bei risultati e di questo sono molto contento. Due è giorni una passione fa, che comunque... Due giorni fa Gianluca abbiamo avuto ospite Kelly Joyce, che è una cantante famosa e sommelier. Oggi abbiamo un gelatiere violinista, chiedo anche al mio giornalista Davide, siamo rimasti gli unici due a saper fare solo un mestiere, cerchiamo di darci da fare, no, perché siamo un po' indietro. Ma lo sapete fare soprattutto. Tanti talenti nascosti. Tanti talenti nascosti Davide, io no. No, complimenti, anche perché Gianluca ti puoi inventare qualcosina che unisca anche le due passioni e i due lavori se vogliamo. Grazie. Certo, infatti prima del lockdown non nego che ci abbiamo provato e ci siamo anche riusciti, insomma per il momento abbiamo fatto due serate da noi, Festa del Gelato, dove in una di queste serate era dedicato proprio alla musica classica in chiave moderna con un quartetto di archi che sono venuti proprio qui, hanno fatto diciamo un concerto e noi comunque abbiamo fatto il nostro lavoro a livello di pasticceria ed è stato molto bello unire le due cose. Sicuramente quest'estate con la possibilità faremo tante altre cose.
Bravo che comunque sei stato bravo a chiamare altri violinisti e non a farlo tu, altrimenti ti vedevo tipo Fantozzi che facevi un po' di violino, un po' di gelato, un no, po' di violino, un po' di gelato, girava. O con l'arco girava il gelato, non andava bene. Gianluca, in bocca al lupo per il tuo lavoro, bravo per aver avuto anche il coraggio di rientrare in Puglia e puntare sul tuo paese e sulla tua Puglia, in bocca al lupo davvero per tutto, passeremo per un gelato. Vi aspetto senz'altro e in bocca al lupo a tutti noi cercando di fare sempre qualcosa di meglio per la nostra, almeno dico per la mia amata Puglia e la nostra amata Italia. Bravo, in bocca al lupo per tutto, buon viaggio a te, buon viaggio ai panettoni che partiranno a breve, ci vediamo presto, grazie. Vienici a trovare quando vuoi anche qui in trasmissione. Devo dire, Annabella, che anche vedere cornetti, cose no, di questo vabbè. Genere a quest'ora del mattino, no, alle 8.20, non è facile. Ho visto anche Davide un attimino in difficoltà. Beh, direi proprio di sì. Chi può dire di no al panettone? Ma voi immaginate il panettone artigianale, cioè, poi un musicista. Ricordo che sono le 8.20 e non un ho ancora... Un musicista, immaginate che arte, cioè che... Mamma, che meraviglia. Una cosa bellissima, infatti. Davide, ti chiedo se c'è qualche ultim'ora o qualche ultima notizia prima di chiudere? Né un'ultim'ora né un'ultima notizia, è una curiosità un po' per sorridere, visto che il sorriso è... Bravo, è una coccola. Si comincia già a pensare al 2022, guarda questo meme che spopola un po' sul web. Quale sarà il miglior segno del 2022? È il segno della croce, credo che sia assolutamente appropriato al nostro momento. Lo vedo invece in collegamento, in questo momento saluto Samuele Baracco, in arte Foe. Buongiorno Samuele. Ciao a tutti, buongiorno, come va? Io amo chiamare quest'ora del mattino gli artisti giovani perché mi guardano come guardano un professore all'università, sono disperati. Quanti minuti fa ti sei svegliato? No, devo dire un bel po' in realtà, mi sono preparato. Bravo, complimenti. Allora è una giornata speciale anche, sono giorni speciali perché esce il tuo nuovo singolo, giusto? Esatto, sì, questa notte a mezzanotte uscirà Gelidi. Quindi ci siamo quasi, possiamo dire. Praticamente sì. Allora, Foe, io mi ero interrogato anche sul tuo nome, che è l'acronimo di uno stato d'animo, full of emptiness, pieno di vuoto, hai giocato con le parole. Da dove ti è venuto? Semplicemente molto tempo fa, quando iniziai a scrivere, scrivevo inizialmente in inglese, avevo sempre a disposizione, cioè mi accompagnavo con la chitarra. Questo stato d'animo è un po' uno stato d'animo che mi accompagna da veramente da tantissimo tempo, quindi la prima cosa che mi è venuta spontanea nel momento in cui ho avuto questo bisogno di scrivere è stato scrivere un pezzo che si chiamasse Full of Emptiness, ma è nato un po' così, cioè veramente in una maniera super spontanea. Da lì è partito questo, diciamo, viaggio interiore mio dove ho detto wow, cioè questa cosa mi rispecchia davvero, quindi la voglio portare avanti. E niente, dopo anni continuo a essere abbastanza, diciamo, dentro a questo stato d'animo e a portarlo avanti, a cercare di sfogarlo nelle canzoni. Anche perché hai iniziato poco tempo fa, se vogliamo, avevi 16 anni, adesso ne hai 20, giusto? Adesso ne ho 20, esatto, adesso ne sì. Hai 20, sei sempre a Mazara del Vallo, dove sei nato? Adesso sono a Milano al momento, però sono sempre affezionato alla cara Mazara del Vallo. Immagino, anche perché poi da lì sei partito con la tua chitarra e le schitarrate. Tu eri il chitarrista nelle notti calde d'estate sulla sabbia mentre tutti gli altri erano romantici e cercavano di corteggiare le donne, tu eri costretto a suonare la chitarra, immagino. Purtroppo sì, anche se comunque nella mia generazione questa cosa è un po' passata di moda ormai. Tu l'hai fatta qualche schitarrata in spiaggia, immagino. Sì, tantissime. E credo che Full of Emptiness, pieno di vuoto, sia nato proprio in quelle sere, perché tutti gli altri andavano via con una ragazza e tu rimanevi invece... Esattamente. È andato, è partito tutto da lì. Quindi io credo che anche Gelidi, che è l'ultimo tuo brano, possa essere partito da lì. Come ti è venuto in mente? Come l'hai scritto? Come l'hai pensato? Allora, tutti i brani miei nascono da più che da una decisione, nascono veramente da un bisogno di raccontare qualcosa.
di soprattutto di sfogarmi. Gelidi nasce dal, da un'eterna insoddisfazione mia, da un mio, è una mia sensazione che ho spesso, che è quella di non arrivare mai al punto, di stare sempre nel mezzo, a metà tra le cose, e soprattutto nasce da questa sensazione di essere perennemente oppresso in, in degli spazi anche apertissimi, essere completamente dentro questo loop. E quindi Gelidi nasce praticamente da questa cosa, da questo stato d'animo che si è, che diventa sempre più, più forte, cioè spesso mi, veramente mi travolge, mi, mi supera, quindi ho dovuto necessariamente, diciamo, smontarlo piano piano e sfogarlo in un pezzo che alla fine è la cosa che mi riesce meglio, cioè, da fare. Mi piace perché una sensazione quale può essere l'agorafobia, tu la prendi e poi la incanali nella tua musica. Adesso facciamo ascoltare anche in sottofondo un passaggio della tua musica che è come se fosse un trailer, una preview, anche perché naturalmente stasera invece a mezzanotte dove possiamo ascoltarlo? Da mezzanotte ovunque, Spotify, Apple Music, tutti gli, gli store digitali, ovunque. Perfetto, ti faccio un'ultima domanda che naturalmente è la domanda conclusiva per mettere sempre in difficoltà un cantante. Quando esce il prossimo album? Il prossimo album al momento purtroppo non si sa, partiamo col singolo intanto e poi sapremo a breve quando ci saranno altre cose, ma comunque molto presto. Va benissimo, Samuele, in bocca al lupo per tutto, in bocca al lupo per Gelidi, da mezzanotte lo ascolteremo naturalmente sulle piattaforme. Io lo dico sempre a tutti, se passi per la Puglia vienici a trovare, così stai un'oretta in diretta con noi. Sono anche stato in Puglia quest'estate, è stato veramente bellissimo, super bello. Ogni volta vai a fare schitarrate, lascia la chitarra da parte quando vieni in Puglia. No. Va bene, ciao Foy, buona giornata, in bocca al lupo per tutto. Ciao, ciao a tutti, grazie mille. Mi piace perché ogni volta che chiamiamo un ragazzo al mattino giovedì, lui, vedi, si era preparato, si era svegliato, c'è stato qualcuno... Ma quanto sono belli ragazzi, c'è stato qualcuno, mi ricordo, tipo nella ultima edizione, anche Nicole, che adesso è in Amici, è una delle ospiti di Amici, che era completamente stravolta, non era assolutamente abituata a essere sveglia a quell'ora. Annabella, noi siamo al termine della nostra trasmissione, naturalmente in bocca al lupo per il reading teatrale per strada, che è sempre una cosa particolare perché non sei fra le mura di un teatro. No, all'Arco del Vento a Giovinazzo, che praticamente se vai in via, vai in via Cattedrale è un arco ventoso, per cui sarà... Mettiti una sciarpa, dico sempre, perché, certo, perché soprattutto sotto un arco, chicco, certo. La solita, sai, quella che ti prende qui, la cervicale, che il giorno dopo rimani così. Che è successo ieri? No, ho fatto un reading teatrale sotto un arco non del vento, purtroppo. E non era difficile. Per il resto, naturalmente, dal punto di vista anche di TV, siete sempre impegnati con Uccio, con Mudù nelle registrazioni. E quindi vedremo Mudù 47. Siete arrivati anche a 150. No, a che edizione siete arrivati? Saremo al saremo alla decima. Ah, siete alla decima. Sì. State gareggiando, secondo me, con un posto al sole. Siamo più o meno lì. Siamo degli impiegati ormai. Come edizioni siete impiegati tutti quanti. Saluto Luigi Antonella che abbiamo visto in uno sketch mandato flash. Quello era uno sketch di qualche qualche eone fa. No, in realtà era una pubblicità quella che abbiamo fatto. No, è bello anche perché poi quando si lavora da tanto tempo e vai a vedere degli sketch e non ti ricordi più di quale edizione, di che periodo erano. Non ti ricordi neanche ti devi tagliare una gamba per vedere i cerchi, capito? Per capire quanti anni, quanti eoni hai. Hai ragione, infatti. Davide Suriano, invece, come al solito per la nostra chiusura. Davide, una slide satirica delle tue? Pronti anche questa puntata a chiudere nel migliore dei modi. Quest'anno niente panettone perché non so cosa c'è dentro. E direi che racchiude più o meno anche gli argomenti del giorno. Dopo Gianluca Trissolini e dopo anche aver parlato come sempre di vaccini e lockdown, questa, Annabella, è la puntata di quest'oggi. Okay. Il canestro oggi fortunatamente è andato a buon fine.
la tazza è tua, tu l'avevi avuta che già? Che meraviglia, no, ma anche se l'avessi avuta avresti detto no. Perché sono pugliese. Non avevo dubbi, però d'ora in avanti puoi fare colazione che con la tazza di caffè. Che meraviglia, quindi penserò a te. Ogni mattina, immagina che e ben risveglio. E non solo perché prendo le tisane prima di dormire, a letto. Brava. Noi invece vi salutiamo, ringraziamo Annabella Grazie Giordano per essere stata con noi. Ci vediamo come sempre domani, venerdì, puntata speciale. C'è Caffè Shakerato, il meglio della settimana. Ci vediamo domani, come sempre, alle ore 7:30. Buona giornata a tutti e buon lavoro per chi va a lavorare. Ciao. Ciao.